Ma perché facciamo un matrimonio che i nostri cugini vorrebbero obbligarci a contrarre? No, nostro padre, dopo aver rifugiato, ci ha consigliato di fuggire per mare e arrivare in Catania. A quale terra potremmo altrimenti approdare e porgere i nostri rami d'oliva avvolti in vende in segno di supplica? Zeus, padre celeste, che custodisci gli uomini pii. La notte nazionale del liceo classico è un evento che ormai ha definitivamente fatto breccia nell'opinione pubblica e ha contribuito in maniera rilevante a focalizzare l'attenzione dei media e della gente comune su quello che è il fiore all'occhiello del sistema scolastico italiano. La città di Nocera Inferiore aderisce all'evento nazionale che coinvolge il liceo classico Gian Battista Vico. Perché notte nazionale? Perché per dimostrare che gli studi del liceo classico non sono studi di nicchia, ma sono sostanziati dagli archetipi e dai saperi fondanti della nostra cultura. Quindi studiare le origini della nostra cultura significa saper decodificare quello che è il nostro presente e saper costruire con maggiore consapevolezza il nostro futuro. Il Vico stasera si è aperto alla città e ha fatto in modo che la città vivesse il Gian Battista Vico. Ritengo che questa sia la funzione principale di questo storico istituto che da sempre è stato promotore di cultura e suscitatore di sapere. È un'importante sinergia di collaborazione che portiamo avanti praticamente tutto l'anno, ma poter vedere i nostri ragazzi, i nostri alunni cimentarsi in queste bellissime performance è qualcosa di davvero molto importante per il territorio. Siamo stati poc'anzi al comune perché la notte del liceo è iniziata con un bellissimo corteo che dal liceo per l'appunto fino al comune ha visto i ragazzi esibirsi in un'esibizione sia in piazza che nella corte comunale. Adesso si sta dibattendo in questi momenti nella corte comunale sull'importanza del liceo classico e, come sottolineava il nostro sindaco, è stato bello poter udire la nostra piazza, le voci dei nostri ragazzi al forte grido di gli uomini cambiano le città, ed è proprio questo un messaggio bello che deve partire da un'istituzione importante quale il Gian Battista Vico. Vedo un polverino, un araldo e gente che arriva, armati di scudi e là. La città per una notte ha vissuto la storia, il sapere, il valore antropologico del Gian Battista Vico, un istituto che da sempre è il tempio del sapere, e notte nazionale rientra in un appuntamento che vuole essere motivo di interesse per un territorio, un istituto che da sempre si apre alla città e alla comunità scolastica su temi importanti come la consapevolezza del cittadino. Scappiamo dalla terra vicino alla Siria. Per me, prima che una scuola, è una grande famiglia. L'unione che c'è sia tra i professori che tra gli alunni è un qualcosa di incredibile. È proprio questo che insegna il liceo classico, il valore dell'unione, della xenia, quindi dell'appartenenza. E nulla è appunto scontato qui. È un liceo che vive e vivrà ancora perché i ragazzi che portano questo liceo avanti lo amano con tutti loro stessi e quindi vivrà ancora per tanti anni. Un faro e una luce che promuove, valorizza e esalta il liceo classico, il curriculum del liceo classico, la carta d'identità più prestigiosa della scuola italiana. Il Gian Battista Vico c'è sempre. Noi siamo qui anche questa sera in questa sintesi della nona edizione della Notte Nazionale, che è anche un momento prezioso di orientamento con le scuole secondarie di primo grado, che hanno accolto il nostro invito, numerosissimi questa sera, per la prima edizione del Tableau Viva. Poiché questa è veramente una grande famiglia e quindi ogni componente partecipa, non possono essere assenti i servizi amministrativi. Tra poco comincerà proprio il periodo delle iscrizioni e gli uffici saranno aperti tutti i giorni, dalle 9 fino alle 13 per le famiglie, e poi anche due pomeriggi a settimana, il martedì e il giovedì, proprio per cercare di agevolare le famiglie durante questo periodo di scelte importanti dei propri figli.